senatrice Versace, oggi a Somma per dialogare con i ragazzi. Qual è il suo messaggio? Ma innanzitutto l'opportunità anche di raccontare quanto lo sport ha significato qualcosa di importante. Insomma, io sono non solo vicepresidente della Commissione Sport e Cultura in Senato, però vengo qua principalmente in veste di atleta paralimpica. Io ho scritto questo libro, Con la testa e con il cuore si va ovunque, ormai ha 10 anni, però è nella collana Oscar bestseller ed è stata l'opportunità anche di raccontare la mia storia ai ragazzi. Insomma, quanto dietro una tragedia si cela sempre un'opportunità in base a come tu ti poni, in base a come reagisci. E mi fa piacere il fatto che dopo tanti anni ancora oggi i ragazzi lo leggano, e quindi in realtà oggi è più un incontro con l'autore, e io ho portato un filmato, gli farò vedere dei video e gli racconterò quanto in questi anni io ho dovuto ricostruire una nuova vita, un nuovo equilibrio. Molte cose non le faccio più, ma ne posso fare tante altre, e dietro c'è impegno, fatica, sudore, ci sono cadute, però ci sono state anche tante opportunità per rialzarmi e ricominciare da capo. Quindi insomma il messaggio è quello che non bisogna mollare, che bisogna combattere, che bisogna essere coraggiosi, propositivi e guardare avanti con rispetto per la vita, per se stessi e per gli altri. Purtroppo negli ultimi giorni il Ponte di Gallarate è stato teatro di scontri, di violenza tra i giovani. Le istituzioni come possono intervenire? Ma innanzitutto c'è un dato che è quello del disagio giovanile, che non possiamo non considerare. Anche in Senato, in Parlamento, ma anche alla Camera lo stanno facendo, ognuno per la propria commissione. Insomma, abbiamo avviato anche delle indagini conoscitive, nello specifico anche in Senato abbiamo da poco chiuso un ciclo di audizioni su un'indagine conoscitiva legata ai fenomeni di violenza rivolti a docenti e personale scolastico, dirigenti scolastici. Abbiamo anche seguito un'indagine mirata pure sul fenomeno del bullismo e il cyberbullismo. Questi ragazzi hanno bisogno comunque di essere ascoltati, hanno bisogno sicuramente di buoni esempi per quello che è possibile, e hanno bisogno comunque di ritrovare anche un po' di fiducia, però sicuramente io credo che le istituzioni abbiano il dovere innanzitutto di non sottovalutare il fenomeno e soprattutto di offrire loro anche un po' più di opportunità, ma anche di dare delle iniezioni di fiducia davvero guardando al futuro, sotto il punto di vista dell'istruzione, sotto il punto di vista della pratica sportiva, sotto il punto di vista delle opportunità lavorative. Certo, non abbiamo la bacchetta magica, nessuno ce l'ha, è un lavoro collettivo che deve vedere tutti noi pienamente coinvolti. Una domanda politica. Lei...